Amici, ed ora una velocissima e stringata rassegna stampa, velocissima. Impegno, il linguaggio. Io non so se ci siano ancora degli italiani in grado di distinguere tra fermezza e virulenza e che all'urlo e all'invettiva preferiscano il ragionamento pacato e il pacato parlare. C'è da dubitarne a vedere i trionfali indici di ascolto raggiunti da quelle olimpiadi del ciarlatanismo e del turpiloquio, di cui specialmente le TV pubbliche e private ci deliziano serialmente. Comunque, pochi o molti che siano, è a questi lettori che noi ci rivolgeremo nella speranza che ci riconoscono. Ancora, sempre velocemente. Non sorride più come una volta. Silvio Berlusconi è teso, continua a non voler rispondere alle battute provocatorie che ormai ogni giorno gli lancia Umberto Bossi e si lascia andare solo per un attimo con una signora anzianotta. Strano. Dice: certamente avrò qualche ruga in più dopo una campagna di questo genere. Poi risfodera la corazza e il sorriso scompare. Ancora. Cattolici. L'invito più pressante a pochi giorni è quello di non lasciarsi catturare da parole altisonanti che nascondono il vuoto dei contenuti, visto che in questa fase l'Italia ha meno che mai bisogno di conquistatori di potere. Quelli che ci vogliono sono invece i servitori della gente. I vescovi hanno pensato pure al dopovoto, preoccupati che ci si limiti a scelte contingenti per l'economia e le istituzioni, quando c'è da pensare a questioni sempre più radicali circa la stessa struttura biologica ed etica dell'uomo con tutte le sue ripercussioni nella vita pubblica. Un'ulteriore raccomandazione dell'Episcopato riguarda il pericolo di una certa stanchezza o addirittura ripulsa dei cittadini nei confronti della politica. La razionalità e responsabilità devono essere le molle per dire no all'indifferenza o, peggio, all'assenza. E non per niente il tema della Chiesa, forza di rinnovamento per il Paese, sarà uno di quelli centrali della grande preghiera per l'Italia, un cammino di impegno che il Papa ha tracciato la scorsa settimana. Altrettanto velocissimamente, dov'è? Eccolo qua. Un altro manager Fininvest nel mirino del giudice è l'imminente interrogatorio a Torino di Silvio Berlusconi come testimone. Sono le due novità che segnano l'ennesima svolta, forse quella decisiva dell'inchiesta Legru, l'ipermercato della francese Terma e della Standa Grugliasco. Stamane il pubblico ministero torinese Giuseppe Ferrando sentirà come indagato di reato connesso Sergio Roncucci, braccio destro di fedele confaronieri alla Fininvest Comunicazioni, già arrestato il 4 marzo scorso a Milano per la tangente miliardaria di Paolo Berlusconi sul campo da golf di Pieve Tolcinasco. Oggetto del colloquio, il misterioso incontro del 10 luglio tra Silvio Berlusconi, il presidente della giunta regionale piemontese, e l'assessore socialista al commercio. Il cavaliere era sceso a Torino per sollecitare il rilancio delle licenze edilizie necessarie all'apertura del centro. La Trema pagò gli amministratori di Grugliasco, racconta il manager Trema. Alberto Milan, mentre di sbloccare le cose in regione, si occupò la Standa. Il sospetto, avvalorato dalle testimonianze di alcuni funzionari regionali, è che pure in regione siano volati mazzette. Mazzette targate Fininvest? Aldo Brancher, lo ricordate, quello che fu fatto ministro per 3 giorni per evitare il processo? Si ritorna. Aldo Brancher, altro strettissimo collaboratore di Confalonieri, ha sempre negato. Ma ora spunta il nome di Sergio Roncucci, il quale, almeno a Milano, appare più collaborativo. La questione è piuttosto spinosa. Se di tangenti Fininvest si tratta, ad andarci di mezzo non sarebbe un personaggio qualsiasi, ma l'allora presidente della Standa, un certo cavalier Silvio Berlusconi di Arcore. Questo sembra che sia successo ieri, pochi giorni fa, il mese scorso, l'anno passato. Questa è una disanima, è una
un florilegio di alcune notizie ricavate da un giornale, il numero uno del giornale La Voce di Indro Montanelli del 1994. Vediamo un po', anno 1, eccolo lì, 22 marzo 1994. Lo vedete? È il numero uno. Cosa c'è di nuovo sotto il sole? Niente. I personaggi negativi sono sempre gli stessi. I casini che hanno combinato e che stanno combinando sono i medesimi e questi sono ancora qua. Grazie, giudici. Au revoir.